Buon pomeriggio a tutti e bentrovati. Oggi siamo qua dai nostri musei per celebrare la Giornata Mondiale della Poesia, che si celebra appunto oggi 21 marzo. È anche un modo, in questo momento di chiusura, per farvi un saluto da parte di tutta l'associazione Messi d'Oro, che gestisce il Museo Archivio, Casa Carducci e il Piccolo Museo dell'Olio. Oggi affrontiamo un argomento abbastanza particolare, ossia la sessualità nella poesia comico-medievale. Essa verrà poi anche affrontata a livello storico grazie al contributo della nostra storica Patrizia Costa. Iniziamo col dire che la poesia comico-medievale è una poesia che nasce parallelamente alla poesia stilnovistica, alla poesia aulica, alla poesia cosiddetta alta. È una poesia che nasce nella realtà comunale toscana, tanto che la maggior parte dei suoi poeti sono originari, insomma, di questa regione, ovviamente chi di Firenze, chi di Siena, chi di Lucca, ma comunque tutti appartenenti a questa zona. È una poesia molto particolare, una poesia che si rifà molto alla realtà che ogni singolo poeta vive. Loro inseriscono nelle loro poesie, nei loro sonetti, eventi sia privati che sociali che vivono quotidianamente. Tanto che la maggior parte delle loro composizioni sono considerate poesie d'occasione, ossia poesie scritte per un evento particolare, che sia privato che sia sociale. Il merito di questo genere poetico è di darci uno spaccato della vita quotidiana, perché ognuno di questi poeti porta la sua interiorità e la sua realtà, con i suoi problemi, con i suoi vizi e con ovviamente anche le cose belle e auguranti che gli succedevano. Il tema che affrontiamo oggi è un tema particolare, ma molto importante e presente in questa poesia, ed è la sessualità. La sessualità nella poesia comica medievale viene vista come carnalità, come bruta passione. È una sessualità che nasce nei sensi e serve a soddisfare i sensi. Non c'è romanticismo, raramente si vede reazioni d'amore, ma è solo espressione del corpo. Questi poeti non si vergognano, non si nascondano di affrontare anche questo tema, perché quello che interessava loro era portare l'uomo nella sua totalità, quindi con i suoi pregi ma anche i suoi difetti e i suoi vizi. Questo tema può essere affrontato in due modi. Perlomeno loro lo affrontano così: o attraverso l'allusione sessuale, quindi attraverso giochi linguistici, equivoci, battute e scherzi, oppure attraverso l'oscenità. Il poeta emblema di questo genere è Ceccangiolieri. Ceccangiolieri era un poeta senese, faceva parte di una delle famiglie più illustri della città di Siena, ma era anche un tipo molto particolare. Pensate che fu multato 3 volte per aver fatto 3 diverse risse in 3 diverse osterie di Siena. Addirittura abbiamo notizia che fu esiliato dalla città di Siena perché durante l'addestramento per l'esercito senese pensò bene di abbandonare l'accampamento per andare a trovare in città la sua amata Becchina. Becchina non ha niente della donna Angela, una donna normalissima, una donna che lavora come cameriera all'interno di un'osteria di Siena ed è la destinataria della maggior parte dei sonetti di Ceccangiolieri. Ceccangiolieri racconta la loro relazione, e quindi con alti e bassi, litigate, anche i loro rapporti sessuali, e lo fa molto spesso, come vi stavo dicendo, attraverso l'allusione sessuale. Nel sonetto "Per ogni mia goccia al mare" racconta l'entusiasmo del poeta per aver consumato per la prima volta il rapporto con Becchina, cioè racconta tutta la sua gioia. E così recita il sonetto: "Che io seppi tanto tra il discere e il fare, che salì sull'albor dell'amore e alla sua mercè colsi quel fiore". Cioè, io ho fatto tanto, dice Ceccangiolieri, con le parole e con i fatti, tra il dicere e il fare,
che alla fine sono salito sull'albor dell'amore. L'albor dell'amore, ossia l'albero dell'amore, non è altro che il corpo di Becchina, quindi cieco e contento di essere salito sul corpo di Becchina. E dalla sua mercé colsi quel fiore. Cioè, il fiore è un'allusione a l'organo genitale femminile, quindi grazie alla sua cortesia, alla sua pietà, finalmente sono riuscito a cogliere quel fiore, cioè a consumare un rapporto sessuale con Becchina. Diciamo che questi due modi poetici, cioè mi riferisco all'allusione sessuale e all'oscenità, uno non esclude l'altro, quindi possono convivere all'interno di uno stesso poeta. È il caso di Rustico Filippi. Rustico Filippi era fiorentino, di famiglia ghibellina, ed ha il grande merito di aver iniziato il genere comico in Toscana. Rustico Filippi applica sia l'oscenità che l'allusione. C'è da dire che l'oscenità sessuale la usa soprattutto quando deve colpire i nemici, che siano avversari politici o avversari sociali, o comunque anche persone che semplicemente le stavano antipatiche, quindi. Ed è il caso del sonetto Quando Serpepo vede alcuna cotta. Quando Serpepo era un concittadino di Rustico, a cui il poeta, insomma, doveva molti soldi a Rustico Filippi. E il sonetto recita così: quando Serpepo vede alcuna cotta, egli nitrisce si come un destriero. Egli non sta quieto, innanzi salta e trotta. Cosa dice? Quando Serpepo vede alcuna potta. Ora, per gli amici toscani, potta non ha bisogno, diciamo, di traduzione. Per gli amici non toscani, anche qui una parola oscena che allude all'organo genitale femminile. Egli nitrisce come un destriero, cioè egli nitrisce come un cavallo e non sta quieto, cioè si agita, non sta fermo, ma anzi alza e trotta, si agita ancora di più. Noi abbiamo notizia che Serpepo era un palese donnaiolo. Rustico prende questo vizio, lo aumenta, lo esagera fino alla caricatura per andare a colpirlo. E chiaramente c'è sempre l'attinenza alla realtà, che Serpepo era un donnaiolo è un dato di fatto, ma chiaramente Rustico lo deve esagerare, perché se no la presa in giro non avrebbe funzionato. Lo stesso Rustico usa in un sonetto, a mio avviso molto divertente, anche l'allusione sessuale, nel sonetto O mio dolce marito Aldobrandino. È un sonetto che è ancor di più all'avanguardia, perché non solo tratta il tema della sessualità, ma è raccontato dal punto di vista della donna. Racconta del marito Aldobrandino che torna a casa e nel letto coniugale trova un farzo, un capo di vestiario, che un farzo è semplicemente un panciotto e non fa parte, che non è del marito Aldobrandino. Quindi la donna non inizia nemmeno la difesa, ma anzi al marito gli dice: non dovei gridare, anzi tacere, che egli ciò non mi dolga. Non devi gridare, gli afferma al marito, anzi devi tacere, stare in silenzio, quasi sereno, perché lui non mi ha fatto niente e a me non dolga, anzi mi ha fatto solo del bene. Loro, da questi pochi esempi, notiamo come loro danno voce a un argomento che è quello della sessualità, che ancora oggi, che non solo in quest'epoca, ma nelle epoche poi anche successive, perlomeno a livello letterario, è stato marginalizzato, è stato schiacciato. Loro non si vergognano di portarlo alla luce. Alla fine il loro intento, come vi dicevo, è quello di mostrare l'uomo così com'era, quindi con i suoi pregi, le sue buone azioni, ma anche i suoi difetti e i suoi vizi. E fra i difetti e fra i vizi sicuramente bisogna annoverare, diciamo, la carnalità, l'istinto della passione. Questo loro danno voce a un elemento che per ogni essere umano è un elemento naturale, un elemento che fa parte della quotidianità. La sessualità diventa talmente importante che addirittura diventa un lamento o un augurio quando essa viene a mancare. È il caso di Merde Tolomei. Merde Tolomei è un altro poeta senese, meno noto della famiglia, meno noto rispetto a Cecco, di una famiglia comunque molto in vista nella città, e che lui nei suoi sonetti si lamenta della povertà in generale, la povertà di
denaro, la povertà di amici e benefattori e anche la povertà di donne. In uno dei sonetti suoi più famosi, io sono così magro che quasi traluco, cioè io sono così magro, così secco, che faccio quasi trasparenza perché non ho niente da mangiare. Lui si lamenta del fatto di non avere nemmeno donne e da quel tempo volsi delle pere. Delle pere non è altro che un'altra allusione sessuale al corpo della donna. Dice, almeno avessi una donna che mi allieva la sofferenza e mi rende meno pesante questa mia povertà. Tra l'altro la povertà di Cecco è anche documentata, a noi ci sono rimasti degli atti di vendita che Meo fa, cioè vende alcune proprietà lasciate in eredità dal padre al fratello Mino per permettersi da mangiare. E quindi di nuovo diciamo un attaccamento al realismo, alla realtà molto forte. Vi dicevo che diventa anche un augurio e lo fa in un poeta che si chiama Folgore da San Gimignano, era un soprannome che voleva dire splendore ed era riferito alla sua abilità poetica. In realtà il suo vero nome era Giacomo. Lui scrive una corona. Una corona è un insieme di sonetti dedicati ognuno ad ogni mese dell'anno, quindi un sonetto per gennaio, un sonetto per febbraio e così dicendo. In lui diventa un augurio la sessualità. Questa corona è dedicata a una brigata di giovani senesi che viaggiano, scorrazzano per tutta la Toscana tutto l'anno al mese di maggio. Lui dedica a questi giovani ragazzi di avere pulzellette, baciarsi per la bocca e per le guance, d'amor e di godervi si ragioni. Cioè di avere ragazze, baciarsi per la bocca e per le guance e di parlare di amore ma anche di godere, ancora una volta in riferimento alla sessualità. Diciamo che da questi poi esempi si capisce come loro in realtà danno voce a un elemento che è quotidiano e che è naturale, senza però spiritualismi, senza romanticismi. Non dobbiamo pensare che la poesia comica medievale sia inferiore alla poesia slinovistica, ad esempio. Basti pensare che poeti considerati alti si cimentano nella poesia comica. Uno fra tutti è Dante. Dante in sé diceva comicità anche nella Divina Commedia, ma non solo. Di lui ci rimane un divertente tenzone con Foreste Donati. La tenzone è uno scambio di sonetti con un altro individuo, che sia un poeta o meno, dove si prendono in giro, dove scherzano, era un loro modo di giocare. Foreste era il cugino della moglie di Dante, Gemma. Dante lo prende in giro sull'abilità, diciamo, amatoria di Foreste e dice che la moglie di Foreste ha sempre il raffreddore, anche a mezzo agosto. Questo è sempre raffreddata. Questa è un'allusione che Dante fa del fatto che la moglie di Foreste trova scuse la sera a letto con il marito per non consumare e quindi trasversalmente insinua che Foreste forse non è così bravo a fare l'amore con la moglie. Questo ci dimostra come in realtà i due generi vanno di pari passo e come un poeta che tendenzialmente diciamo scrive poesia aulica in realtà si può cimentare anche nella poesia comica. Rimane comunque un genere molto molto particolare. Pensate che ancora oggi i critici non sono concordi sull'etichetta letteraria da dargli. Chi vorrebbe che si chiamasse poesia comica, chi altri poesia giocosa, chi altri poesia scherzosa. A mio avviso l'etichetta letteraria più completa è poesia comico-realistica, perché abbraccia bene questi, diciamo, due aspetti che si ritrovano sempre nella loro poesia, ossia la comicità e il realismo. Alla fine loro, diciamo, non romanzano niente e
ci danno anche l'opportunità di vedere, di dare una, di avere una visione di un medioevo un po' più diverso, un po' meno tetro. È chiaro che non mancano nemmeno riferimenti all'omosessualità, lo abbiamo con il poeta Cecco Nuccoli, che era un poeta, uno dei pochi fuori dalla Toscana, il quale racconta del rapporto che ha con il suo compagno Malfredino Trebaldino, che era un perugino come il poeta in una serie di sonetti racconta questa storia d'amore con tanto di alti e bassi, tradimenti e anche rapporti sessuali. Quindi diciamo che da questi esempi si nota come in realtà diano voce agli istinti primordiali del, sia del corpo ma anche dell'essere umano, hanno una libertà di espressione dovuta alla comicità e quindi questo gli permette diciamo di mostrare l'uomo nella sua totalità. E ripeto, ci mostrano anche un medioevo abbastanza diverso, un medioevo che è meno triste, meno tetro, ma ha un lato anche più leggero, un po' più scherzoso, che molto spesso invece tendiamo a dimenticare. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia, adesso lascio la parola alla mia collega Patrizia Costa invece che ci illustrerà insomma a livello storico la sessualità. Grazie ancora e speriamo di vederci presto in presenza. Questa giornata internazionale della poesia, dopo aver sentito la collega che parlava della poesia comica medievale, mi piacerebbe parlare e fare un inquadramento più generale, anche se abbastanza breve, del periodo storico che riguarda il Medioevo. Generalmente siamo abituati a pensare che il Medioevo sia un'epoca storica buia, bigotta, dominata dalla Chiesa e quindi dove la sessualità veniva considerata un tabù praticamente irremovibile. In realtà poi le cose sono molto più complicate di come normalmente si pensa. È pur vero che esistono anche degli scritti che attestano momenti in cui c'è questa demonizzazione della sessualità, di sessuofobia, però dobbiamo pensare che più delle volte sono stati scritti da monaci e essendo appunto dei religiosi vedono nella sessualità un pericolo per la propria castità e quindi anche la figura femminile viene vista in modo negativo, addirittura demoniaco. Ma diciamo che le persone normali, la gente tutti i giorni, si comportava in modo assai diverso. Anche nella poesia abbiamo potuto riscontrare questa carnalità, diciamo, questa visione fisica e anche dell'aspetto erotico abbastanza importante, e non c'è soltanto la visione sublimata, diciamo, della sessualità, ma una visione molto, molto concreta. In realtà esistono molti testi, anche di Archisio, che ci fanno vedere quanto l'aspetto sessuale fosse in realtà considerato meno scandaloso di quanto si pensi. Ad esempio, sappiamo che le ragazze, prima di sposarsi, specialmente in Toscana, nella fattispecie a Pisa in particolar modo, prima di sposarsi o prima di dedicarsi al convento, di diventare monache, si intrattenevano con gli uomini ballando, cantando, recitando poesie licenziose e giocando a dadi, a carte con gli uomini, intrattenendosi con loro, anche facendo scherzi anche di argomento esplicitamente erotico, anche abbastanza pesante, a volte allusivo, a volte molto esplicito. E questo per ribadire la loro uscita, diciamo, dalla vita giovanile, in qualche modo una sorta di addio al nubilato. Così si lasciavano la loro, depositavano in qualche modo la loro femminilità intrattenendosi con questi uomini per dedicarsi poi ad una vita di tipo diverso, che poteva essere dedicata alla religione oppure a un matrimonio, e quindi uscire, diciamo, dalla disponibilità sessuale. E questo, come ho detto, non soltanto le ragazze destinate a sposarsi, ma anche le future monache. Abbiamo persino dei documenti, in questo caso non riguardano la Toscana ma riguardano la Sardegna, dove ci sono delle monache che hanno dei figli, erano degli amanti ufficiali e alcune di loro hanno dei figli riconosciuti da loro e che erano poi destinati a diventare a loro volta monaci oppure monache, e questo non suscitava scandali particolari.
Inoltre, altra cosa importante da sottolineare è che in Toscana, a Firenze e a Pisa in particolar modo, in determinati giorni festivi, in particolare prima di Natale, si facevano nelle chiese le rappresentazioni drammatiche, che erano delle commedie, non dei drammi, diciamo, erano delle commedie, quindi che finivano bene, però con un argomento spesso di carattere erotico, di carattere licenzioso. Venivano recitate delle poesie anche simili a quelle che la collega poco fa ha recitato, e erano recitate addirittura dal prete e dalle prostitute, che si intrattenevano sul sagrato della chiesa insieme al prete, recitando motteggi e poesie di argomento chiaramente erotico. Non soltanto questo, ma ad esempio c'erano delle cerimonie religiose prima di Natale, sempre a Pisa, i monaci del Santo Spirito facevano delle processioni dove venivano portati in processione dei grossi simboli fallici, accompagnati dall'intero popolo, diciamo, dall'intera popolazione. Questo probabilmente era un residuo di antiche festività pagane, dove l'aspetto simbolico fallico era un indice di fertilità e quindi di, posso dire, di prosperità, di incitamento per una prosperità dei campi, dell'agricoltura, ma anche della riproduzione umana ed animale. Per cui possiamo notare che tutta questa avversione nei confronti della sessualità non era presente, ma anzi era molto tollerata e diffuso, diciamo, l'aspetto anche pubblicistico, in qualche modo, sia fatto da sacerdoti, sia tollerato dalla popolazione nel suo insieme, in qualche modo. Altro aspetto interessante da notare è l'omosessualità, che per quanto fosse poco tollerata dalla Chiesa, c'erano delle leggi che potevano prevedere per la cosiddetta sodomia addirittura la pena di morte con il rogo, in realtà pare che l'omosessualità fosse molto diffusa e molto tollerata. Ci sono in realtà pochissime denunce da parte di persone nei confronti dell'autorità pubblica. Era molto diffusa sia la sessualità, diciamo, l'omosessualità vera e propria di uomini che avevano dei loro compagni stabili, oppure un atteggiamento semplicemente omosessuale, cioè di uomini anche sposati che avevano una famiglia regolare, una moglie, e che però non disdegnavano di avere rapporti anche omosessuali. Esisteva anche un'omosessualità femminile, anche se più nascosta, e comunque generalmente si trattava di signore altolocate con le proprie serve, diciamo, in qualche modo. E tutto quanto era ampiamente tollerato e anche argomento di canzoni decisamente oscene o di motteggi osceni, in qualche modo. Tutto quanto veniva anche esplicitato nelle feste. Sappiamo che esistevano feste molto importanti alle quali partecipavano sia ragazzi e ragazze, dove non mancava appunto l'occasione di esporre sotto forma di canzoni o sotto forma di poesie l'aspetto legato alla sessualità, sia essa di carattere omosessuale o di carattere eterosessuale. Diciamo che si divertivano molto, era una forma molto diffusa ed accettata di canzoni e di poesia, specialmente a livello popolare, se non a livello molto alto, a livello aulico. Detto questo, si può dire che, anche confrontandosi con le poesie recitate prima dalla collega, possiamo vedere che il Medioevo non era quest'epoca buia come noi possiamo pensare, ma che in realtà era un'epoca dove la sessualità era sicuramente ben vissuta, tutti i vari aspetti della sessualità ben tollerati, nonostante la Chiesa cercasse di porre dei limiti e dei freni. Grazie.